6 anni fa nasceva Suzuki Vitara, il primo SUV della storia. 4 generazioni dopo si rifà il trucco rimodellando lo stile e con versioni 100% ibride e 100% 4x4. Il prezzo di listino parte da 25.900 euro tutto di serie per la versione a 2 ruote motrici e in offerta promo scende a 20.400 per la 2WD e 23.400 per la 4WD. Insomma, prezzi facili da comprendere e che hanno quasi tutto di serie già dal modello base. Unico optional fuori lista è il tetto apribile panoramico in vetro. Se pensiamo alla nostra protagonista, ci accorgiamo che già il nome è un brand nel brand, tanto è conosciuto ed apprezzato. Pensi a Suzuki e ti viene in mente Vitara, uno dei bestseller della casa giapponese insieme alla compatta Swift e al mini fuoristrada Jimny, erede della mitica Samurai. Tornando a Vitara, si ripresenta oggi rinnovata nel design, specialmente nel frontale con i nuovi fari a LED e più equipaggiata dentro con il nuovo sistema di infotainment che comprende un display da 9 pollici con Apple CarPlay, Android Auto Wireless ed una lista completa di sistemi ADAS di sicurezza alla guida. Nel motore abbiamo trovato parecchi miglioramenti in termini di efficienza. I consumi sono scesi tra il 5 e il 10% a seconda delle versioni e non è poco su vetture già ampiamente ottimizzate sotto l'aspetto dell'efficienza quali sono tradizionalmente le Suzuki. E l'erogazione della coppia e della potenza hanno ricevuto una iniezione di performance. A queste novità si aggiungono le due motorizzazioni ibride che già conosciamo. Quella full hybrid con batteria da 140 volt, affiancata al 1500 dual jet aspirato da 102 cavalli per una potenza complessiva di 115. Vitara Hybrid 1500-140 volt è disponibile solo con il cambio automatico. Una tecnologia 100% Suzuki che oltre ad essere green assicura anche performance di tutto rispetto. La Mild Hybrid, invece, dispone di motore a benzina turbo da 1.400 che eroga 129 cavalli e viene abbinato al sistema 48 volt. Con entrambi i motori è possibile scegliere la trazione anteriore a 2 ruote motrici oppure la trazione integrale a 4. Su strada abbiamo optato per la versione All Grip 4WD, con un percorso misto in ambiente cittadino, extraurbano ed off-road, per provare appieno tutte le caratteristiche che lo hanno reso tra i SUV più versatili del mercato. Test superato in tutte le condizioni di utilizzo, facile e maneggevole come un'utilitaria in città, dove sfrutta al massimo le caratteristiche del motore full hybrid e stacca consumi di tutto rispetto, mai sotto ai 16 km al litro, confortevole nelle lunghe percorrenze, con un ambiente interno ampio e comodo per passeggeri e bagagli al seguito, pienamente a suo agio nell'off-road, dove supera con disinvoltura anche ostacoli da fuoristrada vero. Il restyling non ha cambiato di una virgola il suo carattere. Vitara Hybrid rimane un SUV compatto ma completo, ricco di accessori di serie, con un cuore green ed un prezzo giusto, che non è stato penalizzato dal passaggio all'elettrificazione e che in offerta promo ha davvero pochi rivali. Il 2024 segna un anno importante per Skoda con il lancio delle nuove generazioni di Kodiaq e Superb Wagon, due modelli che incarnano due filosofie di viaggio differenti, la robustezza e versatilità del SUV contro l'eleganza e la praticità della Wagon. Il nuovo Skoda Kodiaq, interamente riprogettato sulla piattaforma MQB Evo, rappresenta la seconda generazione del grande SUV boemo. Vanta un volume di carico record che va da 910 fino a 2100 litri.
e offre spazio per 7 persone senza sovrapprezzo per tutte le motorizzazioni. Da un lato quindi un grande SUV che ha nella abitabilità, nel spazio interno e nei 7 posti uno degli asset principali per i clienti privati e anche per le aziende, e dall'altro lato una grande station wagon che trova nel mondo flotte, quindi dei professionisti e delle grandi aziende, la sua principale dimensione italiana. Si rivolgono quindi a due pubblici diversi, hanno due target sul mercato differenti, rimane il fatto che sono accomunate da una base tecnica, tecnologica a livello di infotainment e anche di sicurezza attiva. La gamma di motori comprende il nuovo 1500 benzina mild hybrid da 150 cavalli, il 1500 plug-in hybrid da 204 cavalli con oltre 100 km di autonomia elettrica e il 2000 diesel con potenze di 150 e 193 cavalli. Tutti i motori sono abbinati ad un cambio automatico DSG a doppia frizione. Il Kodiaq spicca per la sua tecnologia avanzata, con gruppi ottici Matrix LED di seconda generazione e un display centrale fino a 13 pollici. La sicurezza è al top grazie ad una dotazione di serie di ADAS di secondo livello, inclusi il cruise control adattivo e il riconoscimento dei pedoni. La nuova Skoda Superb Wagon, anch'essa sulla piattaforma MQB Evo, è proposta unicamente in versione Wagon, con un volume di carico che va da 690 fino a 1920 litri. La gamma motori è completa e varia dal 1500 TSI mild hybrid da 150 cavalli al 2000 TDI da 193, passando per il 1500 plug-in hybrid e poi il potente 2000 benzina da 265 cavalli. Anche la Superb Wagon offre un design innovativo e tecnologico, con un display centrale da 13 pollici e gruppi ottici Matrix LED di seconda generazione. La dotazione di serie è molto ricca, includendo ADAS, anche in questo caso di secondo livello, il navigatore connesso ed un sistema di sicurezza con 8 airbag. Sia il Kodiaq che la Superb Wagon offrono livelli eccellenti di comfort, tecnologia e sicurezza. Il Kodiaq si distingue per la sua capacità di ospitare 7 persone ed un maggior volume di carico, ideale per le famiglie numerose oppure per chi ha bisogno di molto spazio. La Superb Wagon invece offre una guida più raffinata e un design più aerodinamico, con consumi ridotti ed una maggiore eleganza, perfetta per chi cerca un'ammiraglia versatile. La scelta tra SUV e wagon dipende dalle necessità personali. Se si predilige la versatilità e la robustezza di un SUV, il Kodiaq è la scelta giusta. Se invece si preferisce l'eleganza e la praticità di una wagon, la Superb Wagon rappresenta la scelta ideale. In ogni caso, Skoda garantisce qualità e innovazione in entrambe le soluzioni, confermandosi un marchio leader nel segmento delle auto familiari. Hyundai ha inaugurato una nuova era delle alte prestazioni con il lancio della IONIQ 5N, il primo modello completamente elettrico della sua gamma N. Questa vettura rappresenta non solo un passo avanti della mobilità sostenibile, ma anche un'esperienza di guida senza pari. Equipaggiata con le più avanzate tecnologie derivanti dal motorsport, la IONIQ 5N si afferma come la Hyundai stradale più potente mai prodotta. Basata sulla piattaforma Electric Global Modular Platform di Hyundai, la IONIQ 5N offre una potenza eccezionale e prestazioni elevate. L'auto sfrutta la stessa piattaforma delle pluripremiate IONIQ 5 e IONIQ 6, ma introduce nuove soluzioni tecniche per esaltare la sportività. Yeah.
Il design distintivo della IONIQ 5N cattura l'attenzione, lo spoiler posteriore, la griglia N-Mask, le prese d'aria e gli sfoghi per l'aria migliorano le prestazioni aerodinamiche, conferendo alla vettura uno stile unico e potente. Tuttavia il design non è solo estetico. Ogni elemento, dal paraurti anteriore con 3 active air flap allo spoiler posteriore, è pensato per migliorare l'aerodinamica e le prestazioni di raffreddamento. Grazie all'esperienza accumulata nel Rolling Lab, Hyundai ha portato la IONIQ 5N ad un nuovo livello, rielaborando i 3 pilastri del marchio N in una dimensione di prestazioni superiori. Il cuore è la batteria di quarta generazione da 84 kW, con una potenza che raggiunge i 650 cavalli grazie all'N-Green Boost, l'auto accelera da 0 a 100 orari in appena 3 secondi e 4, offrendo un'esperienza di guida elettrizzante. È stata la prima macchina elettrica che mi ha fatto sorridere in pista, perché il feeling è quello di un termico. Stessa coppia, stessa distribuzione di coppia, freno motore scalando le marce, il limitatore di giri se non si fa il cambio nei giri giusti, e tutto questo dà un'emozione in pista. L'abbiamo provata in pista al circuito di Varano di Melegari e il divertimento è assicurato. Incollata all'asfalto, il baricentro basso e la distribuzione ottimale del peso garantiscono una guidabilità eccezionale. Il feeling perfetto uomo macchina è quello che trasmette la macchina generalmente al feeling del pilota, cioè tutte le sensazioni che dalle ruote, dall'asfalto vengono trasmesse al sedile e al volante. Questa è la cosa più importante. Una macchina costruita bene è quella che dà la sensazione netta di quanto si sta girando, di quanto si sta accelerando, di quanto si sta picciando, quindi spostando il peso dal posteriore verso l'anteriore quando si prende. Questa è la macchina perfetta. Vediamo come la macchina risponde. Adesso abbiamo... Per chi ama le curve e le emozioni forti, la IONIQ 5N offre un controllo preciso in ogni curva, permettendo anche derapate controllate grazie al Land Drift Optimizer. Il sogno del drifting diventa realtà con un sofisticato sistema di controllo elettronico. Ma la IONIQ 5N non è solo un'auto da pista, è progettata anche per l'uso quotidiano. La tecnologia N-Shift combina un'esperienza di guida coinvolgente con la praticità quotidiana. La funzione N-Torque Distribution consente una distribuzione personalizzata della coppia, offrendo un controllo su misura. All'interno l'abitacolo trae ispirazione dal mondo delle competizioni, con sedili sportivi N a guscio, un volante esclusivo N ed una console centrale progettata per un cruscotto sportivo. I materiali utilizzati sono sostenibili, tra cui alcantara riciclato e finiture riciclabili, sottolineando l'attenzione di Hyundai per l'ecocompatibilità. IONIQ 5N ridefinisce gli standard delle auto elettriche ad alte prestazioni, dimostrando che sostenibilità e piacere di guida possono coesistere armoniosamente. Questa Hyundai rappresenta una pietra miliare nel segmento delle elettriche ad alte prestazioni, combinando tecnologie avanzate con un'esperienza di guida emozionante. Imbattersi in numerose minuscole minicar è del tutto consueto e normale per chi frequenta quotidianamente il sempre più congestionato traffico dei grandi centri metropolitani. Queste vetturette, che hanno le sembianze di automobili vere e proprie, in realtà sono omologate come quadricicli e come tali sono guidabili anche con la patente A e persino dai 14 anni.
Una soluzione molto pratica e da molti genitori ritenuta più rasserenante da affidare ai propri figli al posto del classico ciclomotore. Le minicar, nate alla fine degli anni 70 come ausilio alla mobilità destinato soprattutto ad un pubblico maturo, per non dire anziano, hanno viceversa conquistato nel tempo una folta schiera di utenti adolescenti. In questo particolare settore sono i costruttori d'Oltralpe a recitare la parte del leone e fra questi certamente la savoiarda Aixam occupa un posto di rilievo. Fondata nel 1983, l'azienda, con base poco più a sud di Lione, ha venduto ad oggi oltre 360.000 unità, conquistando circa il 30% del mercato europeo del settore. Siamo presenti sul territorio con una rete di distribuzione, di vendita e di post-vendita, per essere vicini ai clienti e presenti. Utilizziamo anche dei canali di comunicazione, internet, reti sociali, quindi siamo presenti da 40 anni, ma il nostro ruolo è anche di farci conoscere, perché abbiamo la gamma più ampia del mercato, con motorizzazione sia termica che elettrica, quindi abbiamo un prodotto che possa soddisfare qualsiasi tipo di cliente, che sia adolescente o adulto. Naturalmente dall'83 ad oggi sono cambiate tante cose nel settore della mobilità e si sono via via modificate anche le aspettative e le esigenze dei consumatori. Ma Aixam non si è fatta cogliere impreparata e anzi ha costantemente saputo ben interpretare, se non addirittura anticipare, le necessità degli utenti, proponendo soluzioni al passo con i tempi. Non è quindi un caso fortuito se oggi, ad esempio, l'intera line-up del costruttore transalpino, che si articola su ben 9 modelli, prevede per ciascuno di essi una o più versioni mosse da motore elettrico per supportare al meglio la transizione verso la mobilità a batteria, che proprio nel segmento delle soluzioni destinate all'impiego urbano trova la propria espressione più compiuta. La crescita abbiamo moltiplicato per 10 le vendite di veicoli elettrici, c'è sempre più richiesta su questa motorizzazione per il piacere di guida, non fa nessun rumore. E ovviamente consigliamo a tutti la motorizzazione elettrica, ma in certi casi può non essere adatta all'infrastruttura del cliente e al suo utilizzo. Quindi la nostra strategia è di proporre sia la motorizzazione elettrica che la motorizzazione termica su tutta la nostra gamma. La compattezza di questi veicoli non deve però ingannare, inducendo a pensare che la loro tecnologia sia meno sofisticata rispetto a quelle delle vere automobili. Infatti le microcar Aixam posseggono quanto di più aggiornato ci sia in fatto di dotazioni e comfort. Su ciascun modello, elettrico o termico che sia, è possibile avere aria condizionata, ad esempio. La connettività è particolarmente curata con sistemi Bluetooth gestiti attraverso un ampio display di oltre 6 pollici, che prevede tra l'altro il mirroring con gli smartphone Android e iOS. I vani per il carico di bagagli e oggetti sono particolarmente ampi, con una media di 600 litri per tutti i modelli, e tutto questo si traduce in una non comune versatilità di utilizzo. L'unico neo che abbiamo trovato deriva dal fatto che il sistema ABS sia disponibile solo come dotazione a richiesta e pagamento, mentre avremmo preferito fosse offerto come sistema standard su tutta la produzione. Al volante delle minicar Aixam si vive una convincente esperienza di guida, pensando ovviamente al tipo di utilizzo che ne viene fatto. Sono piacevoli nello stile, assolutamente contemporaneo, hanno sedili confortevoli e anche nelle versioni termiche non sono mai troppo rumorose, mentre in quelle elettriche la silenziosità diventa presto una piacevole abitudine. Con una gamma così vasta di modelli, anche i listini sono piuttosto interessanti, tenendo soprattutto conto che per tutta l'offerta a batteria si ha accesso anche agli incentivi previsti per questi veicoli.
In un panorama dominato dai SUV elettrici, BMW introduce la serie i5 Touring, un electro wagon unica nel segmento premium ed una delle poche station wagon completamente elettriche sul mercato. Questo lancio coincide con la nuova generazione della familiare BMW. Il design mantiene la sua identità sportiva ed elegante, con dimensioni aumentate per un comfort di bordo superiore. La station wagon è più lunga, larga e alta rispetto al modello precedente, offrendo un bagagliaio spazioso da 570 litri, estendibile fino a 1700 con i sedili posteriori abbattuti. Il frontale squadrato presenta il caratteristico doppio rene BMW, con fari LED obliqui che ne accentuano la sportività. L'auto ha una presenza imponente su strada, capace di attirare l'attenzione. BMW ha introdotto nuovi motori diesel con tecnologia mild hybrid a 48 volt per la serie 5 Touring. Questi motori, abbinati al cambio Steptronic ad 8 rapporti, includono il 4 cilindri delle BMW 520D Touring e 520D X-Drive Touring con una potenza di 197 cavalli ed una coppia di 400 Nm. Inoltre, nel 2024, arriverà un motore diesel a 6 cilindri e due varianti ibride plug-in. La BMW i5 Touring, completamente elettrica, debutta con due versioni, la sportiva M60 X-Drive, con 601 cavalli ed una velocità massima di 230 orari, e la e-Drive 40 con 340 cavalli e un'autonomia che arriva fino a 560 km. Entrambi i modelli vantano una batteria da oltre 81 kW e tecnologie avanzate per massimizzare l'efficienza e l'autonomia. La tecnologia di bordo è centrata sul BMW Curved Display. All'interno i nuovi sedili sportivi e il volante completano un ambiente moderno e funzionale, con un tunnel centrale ridisegnato. Tutti i rivestimenti sono in pelle vegana, disponibile in una vasta gamma di colori, riflettendo l'impegno di BMW per la sostenibilità, visibile sia nel cuore elettrico del veicolo che nei materiali scelti. La serie i5 Touring di BMW rappresenta una ventata di freschezza nel mondo delle auto elettriche, distinguendosi con un design elegante e sportivo, dimensioni generose ed una tecnologia all'avanguardia. Questo modello non è solo una testimonianza dell'innovazione continua di BMW, ma anche un richiamo alla tradizione di comfort e prestazioni della casa bavarese. Quale scegliere? La diesel, se si macinano tanti chilometri, è la scelta vincente. Ha consumi ridotti e rimane l'opzione più versatile, con una motorizzazione nata per le lunghe percorrenze. L'elettrica, meno potente, basta e avanza senza arrivare agli eccessi della M60, perché con oltre 560 km di autonomia può essere una valida alternativa per l'uso quotidiano o extraurbano di media percorrenza. Alla fine, però, la nostra scelta cade sempre sul mild hybrid diesel, quello più congeniale ed efficace per ora alle caratteristiche della station wagon bavarese. Ricordo ancora il suono click boom boom. Ve lo ricordate, no? È uno dei tormentoni dell'ultimo Festival di Sanremo, quello che fa sopra la mia vrum vrum vrum. Insomma, vediamo la nuova Renault Rafale e ci scatta in testa il jingle. Click, boom, 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 boom.
E riappare il malessere da presa in giro elettrica, che viene affiancata ad un SUV-one coupé con velleità premium, ma senza il diesel e con prezzi che salgono a livelli da top class. E qui scatta l'applauso. Sì, perché associare tutti i trend di moda in un unico esemplare è davvero un fine gioco di marketing per alzare i margini di guadagno anche al di sopra della soglia della tolleranza. Se non fosse che la protagonista Rafale, di sicuro bell'aspetto, sfoggia sì delle forme accattivanti, è sì un grande e grosso SUV elettrificato, ma non fa parte dei top brand, pur avendo un prezzo boom. €50.000 per una Renault Spirit Alpine, quella meglio accessoriata ma senza tutti gli optional del caso, sembrano un tantino esagerati e oltretutto con una scelta motorizzazioni davvero limitata, con solo ibridi a benzina disponibili, un full hybrid da subito e un plug-in hybrid a breve, e senza una variante diesel e ibrida, che sarebbe stata la più adatta vista la massa della Rafale. Scelte commerciali a dir poco discutibili per chi desidera affacciarsi al mondo premium, con i brand di riferimento come Mercedes, BMW ed Audi che hanno a disposizione motori diesel ibridi evoluti, ai quali per ora non rinunciano nei segmenti di gamma più importanti, anzi ne fanno un vanto in termini di efficienza tecnologica. Ma tant'è, la Rafale è sì la nuova ammiraglia dei SUV Renault, ma Renault deve ancora farci capire come intende affacciarsi al tavolo dei grandi, senza averne il blasone attuale, né il valore residuo nel tempo e principalmente senza giocare ad armi pari in termini di versioni ed offerta commerciale, vedi appunto i motori. Insomma, ci rimane quel malessere o insoddisfazione ogni volta che vediamo queste prove tecniche di trasformazione da brand popolari a marchi d'élite, con prodotti ben confezionati nel design e carichi di accessori, sia per la parte economica che si gonfia, sia per l'elettrificazione che stanno facendo pagare a tutti noi. Renault Rafale è realizzata sulla stessa piattaforma condivisa dalla Austral e dall'Espace. Lo stile ricalca l'ultimo trend della famiglia SUV Renault, con dimensioni importanti e linee muscolose impreziosite dalla carrozzeria coupé. Un bel passo in avanti estetico rispetto all'altro SUV coupé Arkana, che non ha mai del tutto convinto per stile e forse anche per il nome poco indovinato per noi italiani. Per dimensioni, Rafale si pone al confine tra segmento C e D e, pur avendo una carrozzeria da coupé, mantiene un'ottima capacità di carico nel bagagliaio con i suoi 627 litri a disposizione. La nuova Renault Rafale è disponibile con la sola motorizzazione full hybrid e-tech da 200 cavalli, disponibile con allestimento base Tecno, oppure più completo e sportivo e Spirit Alpine. Il powertrain è composto da un motore 1200 turbobenzina da 130 cavalli e da due motori elettrici. Per alzare le performance è in arrivo anche la variante plug-in hybrid da 300 cavalli e trazione integrale, che abbina un secondo motore elettrico al retrotreno. Su strada la dinamica di guida è assecondata dal sistema 4 Control Advanced con asse posteriore sterzante. Un rapporto di sterzo più diretto aiuta a migliorare maneggevolezza e prontezza nei cambi di direzione. In conclusione, a parte il blasonato nome di derivazione aeronautica e l'indovinato design, non sappiamo davvero se il gioco su prezzo e raffica di accessori valga davvero la candela, rimanendo poi tra qualche anno con il cerino in mano.